Finalmente riesco a intervistare il nuovo presidente dell'Arame, nuovo si fa per dire. È proprio nuovo si fa per dire, un ripescaggio fatto all'ultimo momento perché i momenti sono delicati e quindi l'esperienza ha ancora un valore. E quindi dalla mia assemblea è stato considerato che la mia esperienza in questo momento fosse utile. E io cercavo in tutte le maniere di sapere chi sarebbe stato, chiedendo a lei chi sarebbe stato il nuovo presidente dell'Arame, e ce l'avevo davanti. Ma ancora non lo sapevo, e infatti lei non mi ha creduto, io le ho detto fin dall'inizio che il presidente dell'Arame non è ancora stato deciso, se se lo ricorda. E quindi le voci di corridoio per una volta erano sbagliate. Perfettamente, perfettamente sbagliate. Va bene, allora si è ripresa una gatta da pelare e adesso mi deve raccontare quanto è da pelare questa gatta. È una gatta da pelare, una gatta da pelare che è molto pesante, sappiamo tutti che i fatturati sono in crisi, però diciamo anche che in questo momento è necessaria fra di noi una maggior coesione. E mi pare che l'evento di oggi stia a dimostrare che questa coesione c'è. L'importante è saper leggere i dati e saper programmare il nostro futuro. Avremo un incontro ancora martedì in Bocconi, e anche lì si preannuncia una partecipazione di massa. Quindi il nostro mondo, la nostra filiera sarà presente in massa, e anche lì la coesione è importante, riusciremo a programmare anche, oltre che il lavoro di Vetel, anche il presidio del territorio, che è molto importante, e definire finalmente chi fa chi e chi fa cosa. Senta, che aria tira per gli agenti di commercio in questo momento? Ma tira un'aria molto delicata, perché quando diminuisce il fatturato diminuiscono le provvigioni, spesso non in proporzione con la diminuzione del fatturato, perché davanti al nostro extra sconto per aggiudicarci in ordine in momenti di competizione così esasperata, succede spesso, la nostra provvigione magari viene ridotta anche del 20 o del 30%, quindi sono momenti estremamente difficili se consideriamo anche che i costi sono aumentati. Voi come al solito siete il vaso di coccio tra la FME e l'ANIE, ecco, e come si vive in questa situazione che forse non è così poi simpatica? Ma io non credo che noi siamo il vaso di coccio, io non mi vedo così, io credo che noi siamo un vaso in acciaio inossidabile e ogni tanto riceviamo delle martellate, però riusciamo a resistere e a tener botta. Senta, infine vorrei chiederle com'è la situazione per l'occupazione nel vostro settore? La situazione? Dell'occupazione, ci sono rischi, ci sono perdite di posti di lavoro? No, c'è qualche agenzia in crisi, le agenzie più importanti soprattutto in alcune zone dove ci sono diminuiti enormemente i fatturati, e quindi qualche agenzia in crisi e ho dovuto rinunciare magari a uno o due collaboratori, però in genere direi che reggono ancora le agenzie e tengono ancora botte.